On the Italian island of Sardinia, there is a delicacy that has been consumed for thousands of years. It is known as the world's most dangerous cheese. Yeah, you heard right. Meet Simone Iba, a third-generation sheep farmer. Abbiamo circa 250-300 pecore che produciamo latte. Di questo una parte di questo latte lo utilizziamo per fare del formaggio casumarzu. Casumarzu literally means rotten cheese, and it's not for the faint of heart, because this cheese is infested with thousands of live maggots. And while that might seem a bit off-putting at first, it's the maggots that give the cheese its distinctive texture and flavor. Here's how it works. First, a traditional wheel of pecorino cheese is made from sheep's milk. Then, a special fly called a cheese fly is allowed to lay its eggs in it. In una quarantina di giorni, la forma sarà completamente invasa dalla mosca caseare e dalle sue larve. Over the course of 2 to 3 months, the maggots eat the cheese and then excrete it out again, transforming it into the soft and creamy casumarzu. Per il sapore piccante e il sapore diverso, gusto, pastoso, glielo dà il lavoro che fa la mosca. Today, it's a favorite for special occasions like weddings and birthday parties. But eating this cheese can be dangerous. Secondo qualcuno, il verme continua a vivere all'interno. Non è così, se no saremmo pieni di vermi noi, perché ne mangiamo da una vita. Even though cases like this are extremely rare, it's risky enough that the cheese is illegal to sell. But farmers like Simone continue to make it for themselves. Sono pochi quelli che fanno ancora il formaggio marzo, però l'ho sempre conosciuto. Mio nonno l'ha conosciuto, i miei nonni, i miei zii. And they just can't get enough. Formaggio marzo, col prosciutto, una fettina di melone, e la morte è sua.